Su molti vulcani, un grande pericolo deriva dalle inondazioni di acqua mescolata a detriti vulcanici. Queste alluvioni sono chiamate lahar, o in italiano, colate di fango. Le colate di fango sono più distruttive di una normale alluvione perché contengono grandi quantità di roccia, cenere, fango e detriti. I massi spazzati via dai lahar possono raggiungere le dimensioni di una macchina. Si formano molto rapidamente e scorrono giù per il vulcano lungo le valli circostanti ad alta velocità. Spesso si verificano numerose colate di fango che si susseguono in rapida successione. I lahar sono una delle principali cause di morte durante le eruzioni vulcaniche. Possono percorrere grandi distanze, molti chilometri o anche molte decine di chilometri, per cui anche comunità lontane dal vulcano possono ugualmente essere in grande pericolo. Le colate di fango possono avere molte origini. Una causa molto comune sono le piogge battenti. Un'eruzione può ricoprire i fianchi del vulcano di ceneri e rocce non consolidate. La vegetazione del suolo, che di solito assorbono la pioggia e limitano le inondazioni, possono essere distrutte dall'eruzione, aumentando i problemi. Quando piove forte, le rocce, le ceneri e i detriti si mescolano facilmente all'acqua, formando i lahar. Le rocce e i detriti forniscono alla colata di fango ulteriore energia distruttiva e spesso il flusso si muove più velocemente di quanto una persona possa correre. Alcuni vulcani sono coperti da ghiacciai o da ghiaccio e neve. Eruzioni di rocce calde possono sciogliere neve e ghiaccio rapidamente, causando la fuoriuscita improvvisa di enormi volumi d'acqua che formano i lahar. I lahar possono avvenire in qualunque momento nel corso di un'eruzione vulcanica, ma possono verificarsi anche molti anni dopo. Fortunatamente è possibile diramare allerte sul pericolo dei lahar. Se sono previste forti piogge, aumentano le possibilità che si verifichi una colata di fango. Per le località minacciate, l'unica possibilità di salvezza è l'evacuazione. Se non c'è abbastanza tempo per evacuare, le persone possono proteggersi lasciando immediatamente le valli e spostandosi sui rilievi. Nascondersi negli edifici non è sicuro, perché possono essere distrutti o invasi dai lahar più grandi. Gli ultimi piani di un edificio resistente possono offrire qualche protezione in assenza di alternative.